Benvenuti o bentornati su Fantapolena e benvenuti in questo video molto particolare, un video che tratta un argomento delicatissimo. A me non piace parlare di queste cose, però il mio canale è totalmente incentrato sul mondo del calcio, ma il calcio è una realtà radicata in maniera molto profonda nella nostra società e quindi va fisiologicamente a intaccare anche aspetti culturali, aspetti politici, eccetera, eccetera. Quindi ogni tanto capita anche di dover parlare di qualcosa che non sia il rettangolo di gioco. E la notizia, o presunta tale, che ha spopolato quest'oggi, visto che non potevo vedere Verona-Salernitana perché ero a lavoro, è stata quella del coming out di Jakub Jankto. Questa è stata la notizia che un po' tutte le pagine, tutti i personaggi pubblici del mondo del calcio che seguo hanno riportato. E quindi io mi sono trovato la home dei vari social intasata da questa notizia e ho detto: ma sai cosa? Quando torno a casa faccio un video su questa cosa qua. Allora, andiamo a leggere insieme le parole di Young, quindi le parole proprio testuali di Young in quello che è un video. Se volete farvi un'idea, dovete vedervi perché dura 30 secondi, 35 secondi, una cavolata, ma rende molto di più della parola letta. Comunque andiamo a leggere il testo. Allora, ciao, sono Jakub Jankto. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici e un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure, senza pregiudizio, senza violenza, ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi. E il video si conclude con Jankto che con gli occhi palesemente lucidi guarda il cielo, guarda in alto, insomma. Allora, parte Jankto, vecchia conoscenza del nostro campionato e illustre protagonista delle mie fantasquadre, soprattutto con la maglia dell'Udinese, ma anche con quella della Sampdoria l'ho ripreso. E chi mi segue lo sa, per 2 anni consecutivi l'ho consigliato nel mio fantamercato del Torino perché per me era l'innesto ideale come esterno a tutta fascia mancino nel 3-4-2-1 di Juric. Quindi, giocatore che stimo tanto e che ha avuto un tracollo di carriera anche abbastanza inaspettato. A 27 anni nessuno si poteva immaginare che potesse tornare allo Sparta Praga, insomma, che uscisse dal calcio di primo livello. Per quanto sia una nobilissima squadra lo Sparta Praga. Detto ciò, veniamo al coming out. Allora, non voglio entrare troppo nell'aspetto ideologico, sociale, politico, nonostante poi l'argomento sia quello per cui devo anche esprimere anche un po' il mio parere su quella questione. Io penso che questo coming out, penso, e il mio pensiero ovviamente è controcorrente, perché altrimenti non lo pubblicherei se dicessi la stessa cosa che hanno detto tutti. Io penso che questo coming out di Jankto sia stato interpretato malissimo dagli addetti ai lavori. E non conosco Jankto, quindi non lo so, è un pensiero che ho io, però vedendo quel video, leggendo quelle parole, io ho visto un uomo veramente in difficoltà, che è riuscito a uscire da questa situazione e lo dice nelle ultime parole: non voglio più nascondermi. Vuol dire che lui fino a ieri si è nascosto, quindi vuol dire che lui fino a ieri ha sofferto. E questo è un'indicazione importante che non è stata minimamente colta, che questo coming out di Jankto è stato visto come un manifesto, diciamo, sociale in favore della comunità LGBT, cosa che già per me è sbagliato, perché Jankto, secondo me, ha fatto una cosa puramente personale e non per gli altri, ma per se stesso. E io credo, a prescindere che uno possa essere d'accordo o meno con determinate ideologie, sicuramente le discriminazioni nella nostra società, nel mondo ci sono. Poi, parere mio, parentesi breve, la vera discriminazione che c'è in tutto il mondo non è quella tra bianco e nero, non è quella tra alto e basso, non è quella tra gay e etero, è quella tra ricco e povero, tra chi c'ha soldi e chi non ce l'ha. La vera discriminazione, che è poi quella anche più pesante e più marcata, è quella lì. Le altre sono o conseguenza di questa qui, oppure sono secondarie.
marginali, diciamo, ma quella principale è quella tra ricco e povero, ed è la discriminazione che viene anche combattuta di meno, e quando invece sarebbe quella, diciamo, più importante da combattere, ma questo è un mio parere. Chiusa parentesi. Sicuramente queste discriminazioni ci sono, perché altrimenti Yankton non l'avrebbe vissuta così. Jacob parla degli amici, della famiglia. Io credo che l'omosessualità sia un tratto distintivo della persona, no? E che quindi le persone a lui vicine, compresi i colleghi di lavoro, quindi i compagni di squadra, questa cosa o la sapessero o la maggior parte la sapessero, nel senso, come puoi sapere che magari uno è un fan del Signore degli Anelli o gli garba la techno, sai che è omosessuale. Cioè, sulla carta dovrebbe essere così. Se lui invece si è portato a 27 anni a fare un coming out di questo tipo, significa che questa cosa non è vissuta in questo modo. Assolutamente. Cioè, che necessità hai? Questa è la domanda che a me piacerebbe fare a Yankton, ma se lo conoscessi non avrei bisogno di fargliela perché saprei già la risposta. Che necessità hai pubblicamente di confessare, tra virgolette, la tua omosessualità, quando immagino che le persone a te care lo sappiano già? Ti senti più libero oggi che tutto il mondo sa che te sei omosessuale rispetto a prima che lo sapevano solo le persone a te più care, che sono quelle con cui condividi la quotidianità? È cambiato qualcosa nella tua vita? Sicuramente non cambia nulla nel mondo del calcio, ma perché non hanno capito un cazzo, e ci arriverò. Ma nella tua vita è cambiato qualcosa? Evidentemente sì, e dallo sguardo che ha a fine video si vede. Ecco che io qua voglio arrivare alla deficienza della FIFA, della UEFA, di tutti i personaggi pubblici e di tutti gli organi competenti del mondo del calcio. Se Yankton scusate, mamma mia, se Yankton dopo 10 anni di onorata carriera, a 27 anni, una volta uscito dal mondo del calcio, quello di primo livello, quindi Serie A, Liga Spagnola, è tornato in patria, sente il bisogno di fare una cosa del genere? Evidentemente vuol dire che il mondo del calcio è oppressivo. Significa che il mondo del calcio è discriminatorio. Significa che il mondo del calcio l'ha fatto soffrire. Questo significa. Perché Yankton non ha parlato al plurale, ha parlato di se stesso. Quello che ha fatto Yankton non è un manifesto per la comunità LGBT, no, verso la quale sembrerebbe che la FIFA, che la Premier League, eccetera, eccetera, si schierino anche molto spesso a favore, no? Perché in Premier ci sono le bandierine del calcio d'angolo con gli arcobaleni, no? Quindi sulla carta si schierano anche spesso a favore, no? Gli organi competenti del mondo del calcio, per cui non c'è bisogno che un giocatore faccia un coming out per schierarsi a favore di una determinata categoria, tra virgolette, di persone, quando già gli organi si schierano a favore di questa categoria. E quindi non devi, e secondo me è questo il problema, e non so Yankton perché non lo conosco, ma se ho capito bene l'espressione del ragazzo e ho capito bene le parole, secondo me a Yanto gira anche il cazzo di avere tutto questo plauso, no? Tutti questi complimenti, tutto questo affetto, questa vicinanza da parte del mondo del calcio. Perché se lui è stato costretto a farlo adesso che dal mondo del calcio è quasi uscito a livello alto, evidentemente vuol dire che la FIFA un grande lavoro non l'ha fatto. Quindi tu non devi accogliere il coming out di Yankton come una vittoria. Yankton è uno sconfitto. È uno che è riuscito a uscire da questa situazione, che probabilmente tu FIFA, tu UEFA, tu Serie A, eccetera, eccetera, gli hai imposto e lo hai fatto soffrire. Cioè è riuscito a uscire ora che è andato via da lì, è tornato a casa e magari contornato dai parenti stretti, dagli amici che magari non lo hanno seguito in Italia e in Spagna durante la sua carriera calcistica, c'è riuscito a uscire ora. Quindi quella di Yankton è più una richiesta d'aiuto che non un manifesto. E lì è quello che non è stato minimamente compreso, secondo me. E sì,
evidenzia ancora una volta l'ipocrisia e il voler ideologicizzare tutto, perché l'importante è pubblicare la frasina di Ianto con l'arcobaleno e l'emoji dell'applauso, non capendo un cazzo che questo ragazzo soffre da 10 anni e la battaglia l'ha vinta da solo, perché evidentemente tutti quelli che gli erano intorno non lo hanno mai aiutato. E quindi, invece che essere contenti per lui, dovresti sentirti in colpa, evidentemente, o almeno io mi sentirei così. Se un ragazzo che ha giocato per 5 anni in Serie A non ha mai avuto la forza di dirlo e si è dovuto nascondere perché lo dice, non ho più voglia di nascondermi. Se un ragazzo per 5 anni ha giocato in Serie A e si è nascosto, evidentemente la Serie A non funziona. Evidentemente ha giocato a Udine e a Genova. Magari a Udine e a Genova c'è qualche problema. Magari qualche allenatore aveva qualche problema. Cioè, c'è stato qualche problema. Non devi essere contento di questa cosa che l'abbia fatto ora che è andato via. Perché vuol dire che non c'era l'ambiente giusto in Italia. Vuol dire che non c'era l'ambiente giusto durante gli europei. Vuol dire che non c'era l'ambiente giusto per queste cose. Per cui non è stato percepito quello che è realmente, secondo me, il significato di questo coming out, che è una liberazione, ovviamente, è una liberazione, ma non è la liberazione da uomo con la bandiera a mano che vuol farsi promotore di un popolo, è la liberazione di un uomo ferito con le lacrime agli occhi. Ed è stata accolta come se fosse un eroe. Non è un eroe, è uno che sostanzialmente sta, come si può dire, facendo un reclamo, contestando il mondo del calcio in cui ha vissuto, o la società in cui ha vissuto. Quello sta facendo, non l'ha capito nessuno. E qua chiudo il mio video.